Che tristezza quella villa, eh? Quando ero bambino mi faceva perfino paura. Non venivo mai qui. Per me era diverso quando ci abitava la mia famiglia. Tutta la mia infanzia è stata felice in quella casa. Forse perché c'era mia madre. Ma è stata sempre dei tuoi? Sì, sì. Da sempre? Sì, sì, sì. La costruì mio nonno. Poi passò mio padre perché era il primogenito. E poi lui ci mise tutti fuori. Si vede che ha l'istinto di mettere fuori la gente lui. Ma sei sicuro di trovarlo in casa? Sì, di giorno c'è sempre. Esce col buio. Mio padre lo chiamava pipistrello. Di giorno gli altri vanno da lui. Ma non è gentile con nessuno, credimi. Pensa solo al denaro. Senti, ora mi fai perdere la pazienza. Tutti lo sanno che io non sono un benefattore. Sì, ma vedete, cavaliere, mia moglie da quando... Sì, lo so, tua moglie è malata, me l'hai detto. Che ci posso fare io? Perché non ti trovi un dottore, un medico? I medici condotti sono pagati per curare gratis tutti quelli che non possono pagare. Mentre invece tu mi pare che vuoi tutto gratis. Il medico, le medicine per tua moglie e tutto il resto per te. Ma io vi assicuro che ve le do, cavaliere. Ma insomma, gli denari li ho dati a te, sì o no? E me li devi ridare tutti, tutti, sino all'ultimo centesimo. E guai a te, ti riprendo la terra. 10 volte ve lo siete ripreso il vostro denaro in 2 anni. 10 volte. Non ho più niente. Provate a venire sulla mia terra. Affucilate, vi prendo. Affucilate. Un'altra testimonianza delle sue strane manie. Una macchina antidiluviana che col suo fracasso mette in subbuglio tutto il paese. Ma io con i suoi soldi mi farei una fuoriserie. Senti, speri di riuscire per me. Ah, cercherò di ottenere perlomeno una proroga allo sfratto. Andiamo. No, voglio provarci da solo. È meglio. Aspettami a casa più tardi. Va bene. A più tardi allora. Auguri, mi raccomando, eh. Conoscendoti bene come io ti conosco, penso che mi dirai: perché sei venuto ad annoiarmi con i tuoi discorsi inutili? È così? Ho da fare. E poi non mi piace vederti qui. Lo sai, no? Sai, sono venuto... perché che vuoi? Gli anni passano, gli uomini invecchiano. Forse mi son detto anche mio zio. Il mio caro zio Giannone... Bene, nipote, il tuo discorso ha toccato proprio un tasto giusto. Gli anni passano e la morte si avvicina. Che festa è per i nipoti la morte degli zii ricchi. Da tutte e due le parti si passa a miglior vita. Ma se lo dici tu... Tu saresti l'erede universale, eh? Mettiti l'anima in pace. A parte che io sto benissimo, eh? Cuore, pressione, tutto a posto. Alla mia morte non sarai certo tu a godere. No, niente di ciò che è mio verrà nelle tue mani. Che te ne faresti del resto? Somigli troppo a tuo padre buonanima per essere meritevole di fortuna. E scostati da quella cassaforte. Ci fai l'amore, eh? Lo scopo della mia visita era ben preciso. Volevo aiutare un mio carissimo amico. Le tue affettuosità non mi interessano. Ti auguro lunga vita e buona salute. Grazie. Non ho bisogno dei tuoi soldi. Si dice sempre così, ma poi anche tuo padre... Mio padre ti ha pagato tutto, e con gli interessi. Buonasera. Io penso che se una persona autorevole intervenisse e ci mettesse una buona parola... Ma quale persona? Mamma, se non c'è riuscito il nipote. Povero Arturo, per colpa mia, ha dovuto affrontare quel maniaco. Quel povero figliolo è abituato alle prepotenze dello zio. Da ragazzo, già, dopo la morte della madre. Potevi invitarlo a cena con noi. È così solo? Sì, ma lui il sabato preferisce andare a Roma. Ci va quasi sempre, approfitta della mezza festa. E poi non credo che sia molto solo in questo periodo. Papà, mi racconti te? Sì. Papà te lo compra se la bevi tutta, e bevila tutta, su, bevi. Io ti gioco, sai, e bevi, bevi, ecco. Bravo. Era deciso che stasera si andava a teatro, mi pare, no? Sì, sì, hai ragione. Ma ti ho già detto che è un impegno molto importante.
E allora una passeggiatina sentimentale ci sta bene. Ah, per una sera non cascherà mica il mondo, no? Per una sera. Ma cosa credi, che abbia voglia di farti la balia? Non ho tempo da perdere, la giovinezza passa. Ci sono amiche mie per niente importanti che hanno la fuoriserie e il visone. E a me cosa credi, che mi piace fare la vita del travè? Se anche non ti piace la fai, questo è ciò che conta. Ancora per poco, te l'assicuro. Poi verranno tempi migliori anche per te. Da mesi fai strane promesse, ma cosa speri di vincere al totocalcio? Non ti impicciare. Ti ho già detto di aver fiducia. Se hai fiducia, aspetta. Altrimenti non so che cosa dirti. Che paroloni. Sono un po' nervosa, scusami. Ma ho tanta fiducia in te. E poi mi piaci. Certe volte me ne dimentico. Vi sono due categorie di persone che io, se fossi capo d'uno Stato, non metterei in galera, perché in fondo della galera ho un certo rispetto, ma metterei al bando. Due categorie, gli impulsivi e gli impazienti. Voi siete un impulsivo. Non capisco dove vuoi arrivare. Ah, andiamo male. Io vi rivolgo la parola con il voi e voi mi rispondete con il tu. Segno, oltre che di cattiva educazione, di impulsività. Ah, insomma, non sono venuto qui per ascoltare sermoni. Sermoni? Sì, forse hai ragione. Leggevo poco fa l'Apocalisse di San Giovanni. Tu mi hai interrotto con il tuo arrivo. Va bene, ti ho interrotto l'Apocalisse. Ma vogliamo metterci d'accordo? Aggiunto al profilo della chiave. Se questa è proprio la fotografia della chiave... Ma sì, l'ho scattata io il mese scorso. Va bene, ora abbiamo il volume oltre la forma. Il calco non è perfetto. C'è qualche sbavatura. Uff, te l'ho già detto come l'ho preso, no? Ero andato da lui per perorare la causa di un amico, al quale voleva fare una mascalzonata. E in sua presenza io... Mi hai già spiegato. Certo, mancanza di tranquillità, preoccupazione. Dunque, ricapitolando, trattandosi di un tuo stretto parente, bisognerà elaborare un piano artistico che perda, per così dire, il suo sapore d'incesto. Ma quale incesto? Ma qui bisogna aprire la cassaforte e basta. Io dovrei collaborare in una delicata impresa che i giuristi volgarmente definiscono furto con scasso. Articolo 624, che con l'aggravante del secondo capoverso dell'articolo 625 porta a 6 anni di reclusione. Beh, questi sono calcoli che speriamo di non fare mai. Però ti avverto subito che io escludo assolutamente l'aggravante capoverso 3 dello stesso articolo 625. Ma si può sapere che cosa vuol dire questa storia? Su, avanti, spiegati. Il capoverso 3 riguarda l'aggravante comminata al ladro, perché noi siamo solo ladri. È chiaro? È chiaro. Che porta indosso, pur senza farne uso, armi e narcotici. Ci siamo intesi? Sì, va bene. Ecco qua, se vuoi controllare. Per la questione delle armi... Sì, siamo d'accordo, mi pare, no? E allora occupati della parte banale dell'impresa. Studia bene gli orari del caro congiunto ingiustamente afflitto da tanto denaro. La più ampia solitudine deve proteggere il nostro lavoro. Ah, naturale. Per quando sei pronto? Opereremo il giorno 13 del mese corrente. Perché proprio il giorno 13? Saresti per caso superstizioso? Oh, no, io no, ma sai com'è. Allora siamo d'accordo. Il 13, il 17, il martedì e il venerdì mi hanno sempre portato fortuna. Beh, adesso devo lavorare. Telefonami al caffè, non devi venire qui. Telefonami venerdì alle 17, confermerò. Arrivederci, vai. Arrivederci. Beh, arrivederci a domani e buon lavoro a chi resta, eh? Buonasera. Buonasera, ciao. Sono già le 7:15. Se non mi sbrigo perdo il treno. Ciao, a domani. Già, a domani, eh. Domani tuo zio ci sloggia. Ma non è detto l'ultima parola. Hai qualche speranza? Sì, l'avvocato Rossi si è recato al Banco di Napoli per ottenere un prestito. Visto che qui non è stato possibile. Non hanno fiducia qui. E l'hai ottenuto? Non lo so, vedo l'avvocato stasera, spero di sì. Corri, se no farai tardi al treno. Non trascurare l'amore. In bocca al lupo, eh? Grazie, ciao. Mi hanno fatto sperare fino a questa sera. E invece, poco fa il direttore, con una faccia di... Beh, meglio non parlarne, mi ha detto che... Allora, risolto tutto? Stavo dicendo appunto a tua moglie
Il direttore non... Ho capito, lascia stare. Non sono un buon cliente io, vero? Non do fiducia. Sono indebitato fino al collo. E va bene. Allora domani si sloggia. Si va via. Si monta una baracca in piazza e ci si mette la famiglia dentro. Beh, andiamo, non drammatizzare ora. Ma se è già stato notificato il decreto di sfratto per domani a mezzogiorno. Ci mettono fuori i carabinieri, lo vuoi capire o no? Ma sei tu l'avvocato o sono io? E zitto, zitto, e portalo di là, per favore. Sì. Scusami. Non fare così, figlio mio, sta tranquillo. Sì, scusami, mamma, ma è enorme quello che succede, lo capisci? In questa casa ci sono nato, cresciuto, e d'improvviso un lestofante mi mette fuori. Ma calmati, ti prego. Ma io glielo vado a dire in faccia che è un porco, strozzino, schifoso. Gli spacco la faccia quanto è vero Dio. Ma no. Anzi, ci vado subito. Renato, dove vai? No, signora, stia tranquilla, signora, non si preoccupi. A quest'ora ma che non la trovi in casa, Giannone. Vada, Giannone, bisogna fermarlo, non l'ho visto mai così nervoso. Renato! Torna a casa! Renato! Signora, non si preoccupi. A quest'ora Giannone sta facendo il giro del pipistrello con la sua scassatissima automobile. Già, fa la visita alle sue vittime. Piuttosto, preoccupiamoci dello sfratto. Lei, signora, è già stata malata molto tempo. Beh, si rimetta a letto. Chiami il dottore. Accusi qualche disturbo e si faccia rilasciare un certificato medico. Con quello otterrò la proroga dello sfratto per qualche tempo. E poi, beh, e poi si vedrà. Intanto mi raccomando, stiano tranquille. Buonasera. Buonasera. Buonasera e grazie. Prima? Fa presto. Ci vuole pazienza in questo mestiere. È come un rompicapo cinese. Se un pezzetto non monta, addio. Quanto tempo abbiamo ancora? Mezz'ora, 40 minuti. La macchina la sentiremo da lontano, pompa cano d'inferno. Su, sbrigati. La sai la storia della gatta che aveva freddo? Sì, sì, la so, ma non chiacchierare. Ti prego, lasciami lavorare tranquillo. Senti, di al tuo padrone che per domattina voglio la mia macchina, la mia automobile accomodata, hai capito? Ho capito, stia tranquillo. Domattina alle 8 avrà la sua auto riparata. Buonasera. Ora riparte. Ho sentito. Non aver paura. Non è niente. Metti via quel cannone, non facciamo scherzi. Presto, fila, fila. Salta dalla finestra. Mani in alto. Fermo, sparo. Maledetto assassino. Sono colpi di rivoltella. Venivano da quella villa. Sì, venivano proprio di là. Andiamo. L'avete visto? Andiamo su. Qui
Metti giù quella pistola. Brigadiere, io in questo momento... Lascia quella pistola, t'ho detto. Ma no, ma... La... Ho sentito degli spari e sono corso subito. Ho trovato lui per terra e sulla finestra c'era questo. Va bene, queste cose le direte in caserma. Certo, ma ho ben poco da dire perché io state calmo, state tranquillo. Ma vi assicuro, brigadiere, che non so niente. Sono entrato che era già successo tutto. Lui era per terra e... Certo, certo, è una pura formalità. Io faccio il mio dovere e le autorità decideranno. Tu vai in caserma e fai venire un dottore. Ma se è morto? Fai come ti dico. È morto. Sono quasi le 9. Come mai tarda Renato? Io non sono tranquilla, era così agitato. Volete che gli vada incontro? Sì, va, va, figlia mia. E tornate presto, non mi fate stare in pensiero. Va bene, mamma. Brava. Renato! Elvira! Renato, che succede? Elvira! Che cosa hai fatto? Niente, signora, non si preoccupi. Suo marito ci deve seguire un momento in caserma per una formalità. Hai litigato con Giannone? Oddio mio, perché non mi rispondi? Ti avevo detto di non andarci. Ti prego, Elvira, stai zitta. Ma insomma, si può sapere che cosa è successo? Giannone è morto. Morto? È stato ucciso. Ma non è possibile. Ma io sono innocente, Elvira, sta tranquilla. Spiegherò tutto al tenente, è solo una formalità. Sì, vero, certo, perché... è solo una formalità. E tu vai a casa e tranquillizza la mamma, non preoccuparti. Sì, andate a casa, signora, è meglio. Tra poco verrà anche suo marito. Ma allora posso aspettarlo? Vengo con voi e lo aspetto. E poi, appena hai spiegato tutto, ce ne torniamo a casa insieme. Non è vero? Non è vero che torniamo a casa insieme? Sì. E va bene, venga anche lei, signora. Già, tu sei il parente addolorato. Ho letto gli annunci mortuari sui giornali. Hai una bella faccia tosta. Lui chiude tragicamente la vita terrena tutta dedicata al lavoro e tu, unico parente costernato, ne dai il mesto annuncio. Non sono venuto qui per ascoltare le tue prediche. Dammi la mia parte e poi non mi vedrai mai più. Dove hai messo la roba? Nell'alcova, sotto il sommiglio. Che stupido. Potevi addirittura metterla in vetrina. Bravo. Ci sei arrivato anche tu. Fai progressi. Qui può venire la polizia da un momento all'altro. Nessuno sospetta di me. Di te no, ma io sono un professionista conosciuto. La polizia non ha indizi, solo lo stile. Si interessa già a come è stata aperta la cassaforte. Per fortuna ho dei pessimi imitatori. Ma se tu stai qui, se ci vedono insieme, tu sei fritto. E tu no? Tu no? Io no. Io sono solamente un ladro. Tu sei un assassino. Ti assicuro che è profondamente diverso. La roba non è qui, al sicuro. Ti darò tutto. Non voglio niente. Quella roba è macchiata di sangue. E a me il sangue fa ribrezzo. Ma io non volevo uccidere, non volevo uccidere. Ti interrogheranno. Sei l'unico parente del morto. E ricordati di non tirarmi in ballo mai. Per nessuna ragione. Io non so niente. Se fai il mio nome, ti manderò all'ergastolo. Non dimenticartelo. Ma il dico. Non vorrai mica mettermi paura, vero? Io mi sono solamente difeso. Lui avrebbe sparato. Io l'ho solo preceduto. Può essere vero, ma è un solo testimone. E allora tu potrai dire che... Se fai il mio nome dirò che l'hai ammazzato a tradimento. Dopo che l'altro aveva già deposto l'arma. Per farlo tacere per sempre. E adesso... vattene. Mi farò vivo io. Non temere. Nessuno può incolparmi. Non ero al paese quella sera. Ero partito per Roma. Lo sanno tutti. E poi c'è chi è pronto a testimoniare che ero a Roma con lui. Voi dilettanti siete tutti uguali. Hai fatto il primo errore. Perché errore? Se ho un alibi di ferro. Chi è pronto a testimoniare? Ah, non vedo perché dovrei dirlo proprio a te ora. Sa niente di me questa persona? No, 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 niente, te l'assicuro. Meglio per te. Se tutto va bene, la tua persona ricatterà solamente te. Ma di quale ricatto parli, se non c'è nessun ricatto? Quando qualcuno conosce un nostro segreto può sempre ricattarci. È fatale. E adesso vattene.
Mi farò vivo io e ti darò tutto, non temere. Tratterrò solo l'onorario professionale. Arrivederci. Meglio addio. Meglio per me e per te. A 10 minuti di conversazione, 10, non di più. Deve rivolgersi al direttore. Al direttore, vabbè. Non ti preoccupare. Baciami a Suntina, ti raccomando. Ciao. Addio, stammi bene. Ma ritorno, c'è. Sì, stai tranquillo. Oh, non ti scorderò la sigaretta, Maria. Va bene. A presto, caro. Renato. Ciao. Come stai, come ti senti? Bene, tu come stai, Elvira? Ti ho portato un pacco alla porta. La mamma si raccomanda che tu abbia riguardo. Come sta la mamma? Meglio, sta molto meglio ora ed è quasi tranquilla. Bene. Sai, noi abbiamo fiducia nella giustizia. Ma tu, dico, voi come fate a vivere? I soldi saranno finiti ormai. Ci ha aiutati Arturo. La sua posizione è difficile perché è il nipote del morto. Ma lui crede nella tua innocenza. Non si costituisce parte civile e pensa alla tua difesa. È veramente un amico e un grande conforto per noi. Meno male, speriamo bene. Robertino, come sta? Bene, bene. Ho scelto una giornata calma per essere tu a completa disposizione. Anche tu, come gli altri. Cosa intendi dire? Oh, faccio delle esperienze interessantissime da qualche mese. Quali esperienze? Quando è morto il povero zio. Quali esperienze? Ti sembro cambiato? Sembro un altro? Sono lo stesso di qualche mese fa? No, non sei cambiato per niente. Qualche volta sembri un po' preoccupato. No, non sono mai preoccupato. Ma sono cambiato certamente. Dottore, i miei rispetti. Buongiorno, buongiorno. Hai sentito? I miei rispetti. E quando mai? Prima al massimo, caro Arturo, come va? E sai perché? Perché sono ricco, perché ho ereditato. Da questa gente non ne viene niente. Ma mi rispetta. Perché sono ricco, direi quasi opulento. Incomincio a capire solo ora, mio zio buonanima. Doveva essere innamorato della potenza che gli veniva dal denaro. Per questo lo amava. Ecco perché era avaro, lo capisco ora. Il denaro non è poi così cattivo come molti dicono. Può anche servire a fare del bene. A proposito, che cosa hai concluso? L'avvocato Positano accetta di far parte del collegio di difesa in favore di Renato. Certo, il suo onorario sarà un po' forte. E io a questo proposito vorrei esprimerti... Mi esprimi la riconoscenza di tutte le persone rette da bene per questa prova di solidarietà umana verso uno sfortunato collega. È questo che volevi dirmi? Sì, presso a poco. Quando comincia la serie favorevole. Anche il processo di Renato concorre a crearmi questa aureola di santità. Concludi tu con l'avvocato Positano. Sì, sì. Oui, caro Arturo, avvocato. Buongiorno. Posso ancora chiamarti Arturo o preferisci commendatore? Come vuoi tu. Commendatore. Beh, se non hai impegni, domani sera a Roma. Avvocato, io parlo perché lei è un uomo legale, ma è anche un uomo di mondo, no? Domani a Roma, con un gruppo selezionato di amichette, facciamo una bisboccetta. Avvocato, io ho 18 numeri di telefono sceltissimi. Qui in paese... Ma ti sei dimenticato che... Ho fatto una gaffe. Avvocato, ho fatto una gaffa. Scusami, avvocato. Buongiorno. A quando il processo? Lo fissano per direttissima. Il 10 dicembre. Forse arriveremo alla conclusione prima delle feste. E Renato potrà fare il Natale a casa sua. Speriamo. Speriamo. Prendi un caffè? Sì, grazie. L'udienza è aperta. Si dà inizio al procedimento penale contro Neri Renato, imputato di omicidio aggravato nella persona di Ferretti Giannone. Aveva avuto un guasto alla macchina, per questo venne al nostro garage. Allora io presi la mia auto e l'accompagnai a casa. Ed era ben vivo quando scese, ve lo assicuro. E andai via subito. Questo è tutto. Assieme al brigadiere Iannetti e al collega Perrelli, vidi l'imputato accanto alla finestra aperta con la pistola in pugno. In terra, il Ferretti rantolante indicava con la mano distesa l'imputato, pronunciando distintamente le parole là, là.
Signor Presidente, non perché io sia curiosa, per carità, non è nella mia abitudine ascoltare le chiacchiere dei vicini, ma il signor Neri urlava tanto che io fui costretta ad ascoltare. Scusate, signora, volete ripetere con esattezza le parole pronunciate quella sera dall'imputato? Ma io vado a gridarglielo sul muso che è un porco, uno strozzino schifoso, vado a casa sua e gli rompo la faccia. Disse proprio così. Grazie, signora. Per me basta, signor Presidente. È vero che dissi così, ma io volevo convincere, Poi sentì battere alla porta di casa, poi si aprì la finestra e la signora Neri chiamò il marito con voce allarmata. Io per combinazione, sa, ero corsa alla finestra. Io mi faccio bene, i fatti miei bene, a casa signora, mia. Grazie, grazie. Quindi la refurtiva non c'era? E neppure l'ombra dell'eventuale complice. La cassaforte era aperta e semivuota. Addosso all'imputato non trovammo nulla. La refurtiva era sparita. Grazie, basta così. Grazie, signor Presidente. Col vostro permesso, signor Presidente, una domanda ancora. Accordata. Il vostro collega ha dichiarato che l'imputato, nel momento in cui siete entrati, stringeva tra le mani una pistola. Voi confermate in pieno questo particolare? Sì, l'imputato stringeva nella mano destra una pistola. Grazie. L'imputato, dunque, aveva in mano quella pistola che alla perizia balistica è risultato essere la stessa che ha esploso i colpi mortali sulla vittima e sulla quale sono state rilevate chiaramente le impronte digitali di Renato Neri. Sono innocente! Non sono stato io! Non sono stato io! Renato! Mamma! Mamma! Coraggio, mamma! 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 No, no. Non avete bisogno né di me né del medico, credo. Solo vi necessita un poco di tranquillità. Dopo tante avversità vedrete che tutto si accomoderà. Le cose si mettono bene, mi pare. Il paese è con voi e questo conta. Una manifestazione di solidarietà che mi ha veramente commosso. Tutti, proprio tutti. Beh, proprio tutti non direi, eh. La vostra vicina è una vecchia visionaria pettegola che... Beh, volevo dire che è un tipo impressionabile, ecco. Con permesso, vado ad aprire. Prego. Tutto per colpa mia. Il signore poteva chiamarmi allora. No, non dovete dire così. Per farmi operare, per curarmi, mio figlio si è indebitato, sì, per colpa mia. Se il signore mi chiamava allora, tutto questo non sarebbe successo. Coraggio, signora, coraggio. Dunque, sono stato a Roma dall'avvocato Positano. Si sta preparando per la battaglia di domani. Punta tutto sulle illogicità del furto. C'è il bambino, scusi. Vai a tenere compagnia alla nonna, su. Vai. E allora? Renato non avrebbe avuto il tempo necessario per uscire di casa, scassinare la cassaforte e uccidere mio zio. E poi, quando uno prepara un furto, non si lascia prendere dei nervi ed esce di casa gridando che vuole prendere a schiaffi la vittima. Hai fatto il punto della situazione da grande avvocato. Grazie, bontà vostra, don Alfonso. No, bontà tua, figliuolo. Stai facendo delle cose magnifiche per aiutare un amico colpito dalla sventura. Non sei mai stato un cattolico osservante ed in chiesa da me ti ho visto poco fin da quando eri ragazzo. Ma si vede che ora il Signore ha trovato la via del tuo cuore. Domani in Assise, con l'aiuto di Dio. Andiamo su. Non fate così. Combatteremo ancora. Insieme, se volete. Grazie. Siete molto gentili. Avrete tempo di ringraziarlo. Domani trionferà la giustizia, vedrete. Speriamo. Vi ho dimostrato che Renato Neri ha ucciso. Tace il nome del complice ladro per quell'omertà che unisce tra di loro i delinquenti. Ma soprattutto perché dal complice, solamente ladro, non potrebbero venirgli che accuse precise, determinanti. Signori della Corte, ancora una volta voglio presentarvi la sintesi di questo caso che si riduce ad una istantanea. Nello studio della vittima scarsamente illuminato spicca di sfondo la cassaforte violata. Dalla finestra spalancata un ladro è già fuggito e l'assassino, con l'arma omicida ancora stretta nel pugno, si accinge a seguirlo. Un uomo giace in mezzo alla stanza, col petto crivellato dai colpi. Egli sta morendo, lo sa. E il suo estremo pensiero
prima di abbandonare la vita, è un appello alla giustizia. In un ultimo sforzo, egli tende il dito accusatore contro il suo assassino. Sono innocente! Non sono stato io! Non basterebbe a chiunque questo muto quadro finale di una tragica rappresentazione. Non basterebbe! Io leggo nei vostri occhi che voi convenite con me. Ma c'è di più! Che la parola terribile che ha accompagnato il gesto dell'assassinato. Egli ha detto là. Quella parola era per voi, signori della corte. Quella parola è destinata a risuonarvi nelle orecchie finché non avrete fatto giustizia, finché voi, sicuri interpreti della legge degli uomini, non avrete saldato il debito che la società ha con Giannone Ferretti, sottoscrivendo la condanna del suo assassino, Renato Neri. Il pubblico ministero ritiene determinante l'ultimo quadro della rappresentazione. Egli vi ha descritto abilmente la scena come la vede l'accusa. L'ultima scena dell'ultimo atto potrebbe anche bastare. Noi potremmo affacciare mille congetture, come egregiamente con alata parola ha già fatto il mio collega Rossi. Ma noi sappiamo che voi non volete parole. Voi volete delle prove concrete da opporre alle parvenze di prove portate dall'accusa. E allora pensate a quella cassaforte aperta in fondo allo studio. Il suo forzamento è opera di un abile scassinatore. Lo ha confermato la polizia. E dunque, un uomo come Renato Neri, la cui vita limpidissima è trascorsa tutta nella tranquillità di un paese di provincia, dove ha conosciuto questo misterioso stilista dello scasso che ha collaborato all'impresa? Dove è andato a finire l'anonimo ladro? Se non ci fosse questo elemento fondamentale del furto con scasso, io stesso dubiterei dell'innocenza del mio patrocinato e invece di provare a difenderlo, lo affiderei alla vostra pietà. Ma invece questo elemento esiste e la sua presenza nella tela dipinta dal pubblico ministero con abilità e coerenza è talmente illogica e stridente da farci gridare: voi siete in errore. L'accusa chiede a Renato Neri il nome del complice. Noi chiediamo alla polizia la cattura dello scassinatore. Se non comparirà di fronte a voi, signori della corte, questo unico testimone del delitto, l'apparente flagranza del reato di Renato Neri resterà solo una prova fallace e sarà solo il segno di un avverso destino che grava sull'accusato. E voi, in piena coscienza, non potrete dichiararlo colpevole. In nome del popolo italiano, questa corte di assise, visti gli articoli 584, 585, 624, 625 codice penale e 483 codice procedura penale, dichiara Neri Renato colpevole dei delitti di cui gli articoli stessi e per l'effetto lo condanna alla pena di anni 22 mesi 4 di detenzione con tutte le conseguenze di legge. La seduta è tolta. Elvira, non sono stato io. Renato, ricolleremo, state tranquilli, ricolleremo. Canto per voi sogno, frigidissime sirene, tanto belle. Stelle che brillate su nel cielo, nelle nostre... Salve, amico fortunato! Salve, salve! Balliamo? Ma chi è? È un amico mio, lo proteggo, è vero o no? Lo proteggiamo. Ogni stella un desiderio, ogni fiamma una speranza per chi sogna,
per chi spera. Son milioni di fiammelle lontanissime, serene, stelle. Sono i baci delle amanti che hanno già dimenticato quelle notti ormai lontane. Stelle, ogni stella un desiderio, ogni fiamma una speranza per chi sogna, per chi spera, per chi canta nella sera. Ah, per chi sogna donne belle come stelle. Ehi, ci paghi lo champagne? Sì. Pasquale, lo champagne. Lo champagne, ma è roba alcolica, sai? E quanto costa? Non mi fa brutta figura. Non ci allarghiamo troppo, Gege. Non ti ci porto più. Non mi ci porti più, ma so io che non ti ci porto a te. A me? A qui scuso io, lo sai. Come sei antipatico. Serene stelle, auguri. Baci delle amanti che hanno già dimenticato quelle notti ormai lontane. Stelle, ogni stella un desiderio, ogni fiamma una speranza per chi sogna, per chi spera, per chi canta nella sera. Ah, per chi sogna donne belle come stelle. Sotto la panca la capra crepa, beh, 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 beh. Campa cavallo che l'erba cresce, pure se muori cresce lo stesso. Muore il cattivo 56, nasce il giulivo 57. Urrà! 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 Due cognac! Due cognac! Quanto costa? Di ginger! Quant'è? 4.000. È la bottiglia! No! Segni! A chi insegni? A chi? Arturo Ferretti! Ah, Arturo Ferretti! Un altro cognac! Subito! Segni, segni, segni! Allora io segno! Segni, segni! Mi doi e mi tre cancella, o brava che d'ora fa ficchi po, e conta conta che duri ce so. Io
ho sempre aspirato ad una vita tranquilla, familiare. Tu non mi credi. No, basta adesso, ti farà male. Così mi piace. Te non vuoi che la tua mogliettina si senta male, vero? Già. Io ho sempre sognato un velo bianco da sposa, una bella chiesa piccola ed essere una buona moglie per te. E tu mi sposerai, vero? Ora! Svelti la coppa, dovete riempire, che l'anno nuovo fa presto avvenire. Picchi po! Picchi po! Picchi po! Picchi po! Ora! Tutte viola sa fare una patata, tutte qualcuna sa fare una festa, perché si è morto 56, 57, ma pronto sta già, e tarantella con i due dita. Adesso è bene che andiamo a casa. È tardi e tu stai poco bene, vero? Ah, tu vuoi farmi soltanto regali. Io non la voglio la tua roba. Prendi, mi pesa troppo. Zitta, sta zitta. Oh. Eccolo qua. Auguri, buon anno. Quando ben di Dio, hai ringraziato lo zietto Giannone. È morto, è stato ucciso, pum, pum, pum. Su, su, andiamo a casa adesso. Che, ve ne andate, eh? Sì. Sei sempre il solito imbecille. Io? Ma che c'entro io? Auguri, auguri. Guarda che cosa t'ho portato io. Guarda, guarda. Ti piace questa automobile? Eh? Toh, è tua. Adesso vai dalla nonna e dille che te l'ha portato la Befana. Vai su. Non dovete comprare tanti giocattoli al bambino, non ci è abituato. E poi avete già avuto tante spese per colpa nostra. Vedete, ai bambini piacciono molto i giocattoli. Farei molto di più per voi. Dovreste soltanto ordinarmelo. Ma non avete bisogno di ordini voi. Fate tutto da solo, mi pare. E con grande generosità. Con quel tutano io vado a prendere papà. Lo riporto a casa. Così mamma non piange più. E nemmeno tu, nonna. Tesoro. Tesoro mio. Sì, cara. Andremo da papà. Con questo treno. T'avevo dato visto, cara mia, come se da nuvuta una madonna, come chi da una cosa e si nasconde, povero cuore che na viva fa. Oh, oh, oh. Ma ricorda più che colore del mare, quanta malinconia, povero cuore. Poi cara c'era, non ci pensare. Poi cara c'era. Come fai tu ad ottenere sempre quello che vuoi? Non lo so proprio. È la terza cella che cambi in 15 giorni. Sono stimato, ecco tutto, e disciplinato. Cercavo un posto tranquillo e mi hanno accontentato. È un bravo ragazzo, fagli buona compagnia. Senza dubbio, superiore. Arrivederla. Permette? Sono il professor Tobia Illeso. Sono solo un ladro arrestato per accertamenti. Le auguro una felice giornata. Ah. Grazie, buongiorno. Se lei permette, mi organizzo un poco. In questi tristi ambienti bisogna organizzarsi per stare bene. Le dispiace se parlo? Nell'altra cella c'erano degli energumeni abbrutiti, di quelli che non pensano. E allora ho studiato questa semi-evasione per trovare un ambiente più accogliente. Lei non mi ha ancora detto il suo nome. Mi chiamo Renato Neri.
Quello del processo Giannone? Già. Ho seguito il suo processo nei giornali. Ero ancora fuori allora. Lei non è stato difeso bene. I suoi avvocati, secondo me, hanno sbagliato tattica. Io credo alla sua innocenza. Anzi, sono convinto della sua innocenza. Anch'io questa volta sono innocente. Lei è incredulo, ma io ho detto questa volta. È chiaro? La colpa è del mio stile inconfondibile e della pletora dei miei imitatori. Hanno creduto di ravvisare in me l'esecutore di un furto con scasso. Si immagini, a Torino, in una banca. Ma potrò provare la mia innocenza, sicuro. Piccoli guai della celebrità. La disturbo se mi distendo un pochino? No, prego, faccia. Se dovessi russare, basta un nulla. Faccia... Amore, ma non è gelosia. Dimmi perché tu non la vuoi lasciare. Non mi ricordo più che colore del mare. Grazie. Quanta malinconia, povero cuore. Ai caracciarà, non c'è pensa. Ai caracciarà, che chiagna fa. Ma non ti aspettava alle 5? Sì, mamma, sì. E allora, perdi tempo. Non hai più voglia di andarci? Francamente no, mamma. Perché? Cos'è successo? Tu mi nascondi qualche cosa? È che in quella casa c'è morto Giannone. Sì, va bene. E lì poi sono cominciate le nostre sventure. E Renato aveva paura di quella casa fin da ragazzo. Sì, lo so, ma questo non c'entra. Se l'avvocato Positano deve andare da Arturo a prendere gli accordi per la causa di appello e se è necessaria la tua presenza, io non vedo perché... Avete ragione, mamma. Certe volte sono una stupida. Avevo come un oscuro presentimento, ma ora è passato. Meglio così. Oh, sono in ritardo. Ciao, Robertino. Fai compagnia alla nonna, eh? Portami buone notizie. Ma meno ignobile del solito. Prova. Io penso intensamente a uno stufato di vitella. Un poco di quel sapore mi resta in bocca. Ci vuole un po' di fantasia. Prova. Sempre quel pensiero. Sempre quel tardo, eh? L'odio aumenta. Tu hai la disgrazia di non poter dare una figura fisica alle persone che odi. Pensi ai responsabili veri di quel furto, di quell'assassinio e cerchi di immaginarli come sono. Se tu avessi uno di loro davanti, sono sicuro che lo strangoleresti. È vero. Quante volte ho immaginato di costringerlo con queste mani, di farlo confessare davanti a tutti. Cerca di calmarti, se no impazzisci. Cerca di vedere la cosa dall'angolo visuale di quei due. Il giudizio d'appello potrà ancora assolverti, magari per insufficienza di prove. Quei due, o uno solo dei due, aspetta. Perché se uno non ha il coraggio di dire, sapete, c'ero io quella sera, mettetemi in galera per 10 anni, se uno questo coraggio non l'ha, non ce l'ha. Sai, il coraggio non si compra in bottega. Sai, gli eroismi sono atti sublimi. Ecco perché giustamente si onorano gli eroi. Specie se sono morti. I tuoi avvocati, poi, ti hanno difeso in un modo... Quel Positano, un trombone sfiatato. Cambialo. Ma che lo cambia? Ha impostato la difesa in un modo bestiale. Aveva una sola idea fissa. Cercare il ladro. Lo cambio. Ma come faccio a cambiarlo? È una parola. Se proprio non puoi fare a meno di lui, troverò il modo di tracciargli degli appunti. Deve dimostrare che sei innocente. La macchina di quel Giannone ti ha sorpassato, ti ha illuminato con i fari. L'autista deve ricordare. Parli bene tu. Deve ricordare. No, no, non sono soddisfatto. Renato è stato difeso male. In appello voglio affiancare l'avvocato Positano un altro grande avvocato. Per questo l'ho convocato qui oggi.
Io devo salvare Renato, devo salvarlo. Noi tutti vi siamo molto riconoscenti. Mio zio, mio povero zio, che aveva un sacco di difetti, ma che certamente conosceva bene gli uomini, diceva che la riconoscenza è un profondo sentimento che si sente prima di avere ricevuto un favore. Dopo? Dopo tutto cambia. Io vi assicuro che noi... Mia cara signora Elvira, voi mi permettete di chiamarvi così, vero? Sì. Siete una donna intelligente ed avrete certamente capito che non è soltanto l'amicizia che mi ha spinto ad aiutarvi. Io provo per voi una profonda simpatia e... L'avvocato Positano ritarda. La mamma è sola e meglio che me ne torni a casa. Scusatemi. È bene che io tenga per me le mie idee. Comunque, è necessario che voi aspettiate l'avvocato. Ne va di mezzo l'avvenire di vostro marito. Un po' di cognac. In questo momento ci vuole. Per voi e per me. Scusatemi. Sento venire avanti la primavera. Si risvegliano le linfe sopite della natura. Ti andrebbe di stare al sole, all'aperto? E ti andrebbe di invitare stasera a cena una diva del cinema? Oh, certamente che m'andrebbe, ma dovrei sceglierla con acume. A me piacciono le donne opulente, prosperose, diciamo grasse, all'odolo, ecco. E allora sognala e poi mi racconti com'è andata. Buonanotte. Posso immaginare l'avventura e raccontartene i minimi particolari. Ma è un'esercitazione da licealisti. Io non sognavo il sole per te. Potrei realizzarlo praticamente. E come? La tua fantasia è più accesa della mia. Non pensare a un'evasione. Quasi impossibile e poco conveniente nella tua situazione. E allora? C'è da dipingere la facciata del carcere. La parte interna è a mezzogiorno. Se vuoi, posso farti mettere nella squadra. È una cosa che non mi diverte. Oh, ma a te non va bene niente. 8 ore al sole sospesi alle carrucole, su quelle specie di bare volanti, dondolando. Dondolava lenta nell'aria una cantilena di cuna. Che ne dici? Sì, va bene, fai come vuoi tu, vada per la cantilena. Buonanotte. Buonanotte. Ah, finalmente ve la siete tolta la maschera. L'appuntamento con l'avvocato, l'attesa, il vostro trucco per avermi qui. Per ripagarvi di quello che avete fatto per noi in un modo che vi disonora. Ma io non sono in vendita. Il vostro denaro vi sarà restituito, non dubitate. E la gente saprà chi siete realmente. C'è un ipocrita. Non avevi capito, vero? Strano. Non hai mai avuto il coraggio di guardarmi in faccia. Invece sapevi. E come? Ma ti faceva comodo. Salvavi tuo marito a mie spese, senza dar nulla. Ma ora basta, la borsa è chiusa. La casa te la piglio, gli avvocati li liquido. Te la vedrai da sola e tuo marito avrà il tempo di marcire in galera per 20 anni. Avete ereditato i soldi e la miseria di vostro zio, ma siete più vile di lui. Farete una fine anche peggiore della sua e io vi dico che... Vattene! Esci da questa casa! Vattene! E tu non ci volevi venire. Qui si respira aria sana, aria del Cervino. Hai un'altra cera, hai ripreso colore. Certo, è meglio che stare chiusi, eh. La mia casa dovrebbe essere laggiù, dietro quelle montagne. Vedi, laggiù? Là? E la tua dov'è? Ne ho avute tante, non mi oriento più. Tobia. Credi che m'andrà bene in appello? Io credo di sì. Ma con gli uomini non si può mai sapere. Sembra che provino gusto a sbagliare. A cosa pensi? Alla mia casa. Perché anch'io ne avevo una vera una volta, tanto tempo fa. Ero ragazzo. Ehi, lassù! E allora, va bene la conversazione? Lavorate! Non dubiti, superiore.
Sarà rispettata la norma. Qui ci sono due stacanovisti. Arrivederci, capo. Mi stavi dicendo della tua casa? Raccontami, non mi hai mai detto niente di te, del tuo passato, della tua vita. Una vita sbagliata la mia. Ero un buon meccanico una volta, poi dopo. Gli uomini dovrebbero ogni tanto sospendersi così, a mezz'aria, allontanarsi dal fango della strada, avvicinarsi un po' al cielo. E allora che fai, il poeta stamattina? Guarda che ti riporto in cella, eh? E scusi, capo, ha ragione, la colpa è del cielo. Vi dico che è rimasta da lui dalle 5:30 alle 8:15. Ed erano solo in casa. Solissimo. Ora capisco tutto l'interessamento di Arturo per il povero recluso. Il benefattore si era imparentato con il carcerato. Arturo appartiene alla mia scuola, a gente come noi, non si resiste, ma sì. Per carità. Carissimo. Oui, caro Arturo. Buongiorno. Ieri alle 5:30 veniva alla villa da te per quel prestito, ma sono stato preceduto dalla signora. Quale signora? Mamma, quale signora? Io sono discreto, di me ti puoi fidare. Sono rimasto fuori ad aspettare perché avevo bisogno. Figlio mio, ma fai delle sedute lunghe tu. Ti prego, si tratta di una donna sposata, io non amo i pettegolezzi. Sono come una tomba, per carità. Volevo solo congratularmi con te per la bella presa. Prendi il caffè, va. Ui, ragazzi, a me mi dai un pochettino di cognac. Allora due, uno con un po' di cognac. No, non ti dispiace? No, per carità. Perché mi hai chiesto della mia casa prima, eh? Così, per curiosità. Strano. Non ci avevo pensato per tanti anni. E da qualche giorno anch'io. Stanotte ho sognato mia madre. È laggiù. C'è un gelsomino sulla tomba. Mi chiamava e io correvo per raggiungerla. Ma lei si allontanava sempre. Io correvo e mi disperavo per non poterla raggiungere. È finito il riposo. Si riprende, su. Va bene, capo. Da via! Da via! Lascia andare che ti è andata bene, va? E Tobia come sta? È grave? E domandalo al dottore. Come sta? Occorre fare subito una trasfusione di sangue senza perdere tempo. Informati se c'è qualcuno. Ci sono io. Bisogna vedere, ci sei tu. Ma l'ho già fatto sotto le armi. Sono del gruppo universale. Sei certo di quello che dici? Certo, dottore, stia tranquillo. E come ti senti? Bene. A posto? Perfettamente. Va bene, allora sterilizza gli aghi e prepara tutto, subito. Va bene. Resta disteso tu, eh? Se no in piedi ti può girare la testa. Renato, tu come stai? Bene. Sta tranquillo, Tobia, sta tranquillo. Che lui sta bene. Altrimenti come avrebbe fatto a darti quasi mezzo litro di sangue? E tu non muovere il braccio, eh? Tienilo d'occhio. E se occorre adrenalina. Io vado dal direttore, bisogna portarlo all'ospedale civile. Ci sono delle lesioni interne. Torno subito. Va bene. Tu, Renato, mi hai dato il tuo sangue. E come posso pagartelo, il sangue? Mi hai dato il tuo sangue. Grazie. Ma è inutile. Ora capisco il sogno. Mia madre mi chiamava. Ora solo la raggiungo. Che corsa ho fatto. Devo pagare il tuo sangue. Avvicinati. Certe cose si possono solo dire all'orecchio di un amico. Avvicinati. Avvicinati. Fa presto. Avvicinati. Perdonami. Sta tranquillo, non farlo parlare, che hai perso tanto sangue anche tu. Ti prego, vieni a sentire. Devi testimoniare, ha fatto il nome dell'assassino di Giannone. Sbrigati, ti prego. Sta tranquillo. Adesso gli faccio l'iniezione, lo terrà su. Ma no, senti prima quello che dice. Sì.
morto. No! 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 Purtroppo per il momento queste rivelazioni non ci portano troppo vantaggio. Hai fatto bene a non svelare il nome dell'assassino ad altri. Nessuno deve sapere, nemmeno i tuoi. Perché? Perché se qualche voce arriva all'orecchio del nostro amico, quello si mette sulla difensiva proprio ora che per la morte di Tobia si sente tranquillo. Ma cosa dici? Dovrei starmene zitto. Ma io urlerò, lo accuserò. No, tu non parlerai. Ma perché? Sta tranquillo e rifletti un momento. Di, chi darà credito alle tue parole, eh? Chi potrà testimoniare? Tu riferisci la confessione di un morto, ma possono immaginare che tu te la sia inventata. Ma è la verità. Lo so e lo credo, perché io ti credo. Ma gli altri? Mio caro, gli altri possono immaginare che tu ora accusi di assassino Arturo perché ha abbandonato la tua difesa, perché essendosi sostituito di fatto suo zio, ha intentato una causa legale per farvi sloggiare dalla vostra casa. Ma perché è cambiato? Ma come? Prima faceva l'amico, aiutava la mia famiglia. E adesso? Ma cos'è successo? Non lo so. Anzi, sono andato a chiederglielo. Mi ha detto che, avendo esaminato con calma la faccenda, si è convinto purtroppo che tu sia il colpevole. Io il colpevole? È il degno nipote di suo zio. È un disgraziato assassino. Devi stare calmo ora. Non combattiamo più contro un'ombra. Ora conosciamo l'assassino. Guarda, se sarà necessario mi trasformerò anche in poliziotto, indagherò. Egli indubbiamente deve aver commesso degli errori. Altri ne commetterà e lo inchioderemo alla sua colpa. Ma io... Tu devi stare tranquillo. D'accordo? No, lascia stare, lascia stare. Ma no, tieni. Beviti questo cognac e poi vai via. Grazie. Siamo in giro da 3 giorni e io ho un sacco di cose da fare. Sei stato un anfitrione di una generosità sconfinata. Ma no, che no, dici? No, sei un gran signore. Ami le donne e le cose belle. Artù, noi abbiamo sbagliato a nascere. Ah, forse, forse. Sì, sì. Noi dovevamo nascere in un altro secolo e siamo dei gran signori, Artù, dei gran signori. Adesso che hai bevuto, affila la svelta. Sì, sì. Su quel tavolo c'è la posta di una settimana. L'ho visto, l'ho visto. Sai, essere ricchi qualche volta è così noioso. Una seccatura, uffa. Una seccatura. A proposito di seccatura, Artù, non potresti fare un piccolo sforzo per aiutare un diseredato come me completamente all'asciutto, eh? Grazie assai. Ah, e buonanotte, eh? Buonanotte, buonanotte. Sei un gran signore. L'assassino. Thank you.
Ciao, come stai? Non ti vedo da una settimana. Perché fai così con me? Non ti piacciono le sorprese? Sono venuto a prenderti. Come vedi, penso sempre a te. E dove mi porti? A casa mia, al paesello. Davvero? Sì. Lo desideravo da tanto. Aspetta, ho lasciato la borsa al bar. Ricordati che con me non devi fare la furba. Hai tutto da perdere. Non ne so nulla di quella lettera. Io non ne faccio di queste cose. E poi, che me ne verrebbe? Ma allora, chi è stato? Tu sola sapevi. Ma tu non avevi un... Insomma, quello che raccontai quella notte. Quello non parla più. È morto. No, no, non ti preoccupare, è morto in carcere. Io non c'entro. Perché non parti? Perché non vai via, all'estero? Già, con quello che bolle in pentola. Sembrerebbe una fuga. Avrebbero dei sospetti. Parti con me in viaggio di nozze. Cosa dici? Gli sposi li fanno i viaggi di nozze, è naturale. E poi non penseresti più che quella lettera te l'abbia scritta io? Ma è strano tutto quello che mi dite. Io non metto in dubbio la confessione di quel poveretto, ma c'è un fatto che non quadra. Stamattina Arturo Ferretti è stato qua. Mi ha dato disposizione per le pubblicazioni, perché sposa una signorina torinese residente a Roma. Uno che ha la preoccupazione di un delitto di quel genere non pensa al matrimonio, almeno mi pare. Fino a un certo punto. Ha chiesto il passaporto alla tenenza dei carabinieri. Dice che vuol fare un lungo viaggio di nozze. Evidentemente prepara una fuga. Non ci sono dubbi, è chiaro. Io non capisco. Se vuole fuggire ora, c'è qualche cosa di nuovo che lo impaurisce. Ma che cosa? Lei ha parlato ai carabinieri della confessione di quel Tobia? No, no. Le accuse generiche possono far pensare a un tentativo di difesa in extremis e basta. Bisogna colpire duro per farlo confessare. Io ho messo la signora al corrente di tutto, perché non posso da solo assumermi una responsabilità. Renato, in carcere impazzisce. La sua ultima lettera era un grido di disperazione. Io non ce la faccio più. Abbia fiducia. Voglio tentare io qualche cosa. Forse parlando alla sua coscienza. Anche i peccatori più incalliti a volte. Gesù Cristo, nostro Signore, fu ingiustamente accusato. Morì sulla croce per la salvezza delle nostre anime e perdonò i suoi carnefici. Lo accusarono e lo condannarono innocente. Fra le figure del grande dramma, una ci intristisce, ci disorienta, ci spaventa, ed è quella di Giuda Iscariota, l'accusatore di Cristo, l'amico di Gesù, che egli tradì. Quanti Giuda fra noi non trovano la forza, il coraggio di pentirsi, di umiliarsi? Quanti innocenti scontano nelle carceri reati non commessi? Quanti subiscono l'onta dell'accusa infamante che lascia nelle carni doloranti il segno della vergogna, della sventura? Ed allora io vi dico, fratelli, che non è mai tardi per pentirsi. Non è mai tardi per chiedere il perdono. Ed ancora indegnamente io vi dico, con le parole del profeta Isaia, chinate la fronte dinanzi a coloro. Ma se tutta la predica era rivolta a te, tu eri Giuda per lui. Oh, non dire sciocchezze. È la tua immaginazione malata che crea certe fantasie. Parlava di storia sacra, commentava il Vangelo. Ma perché vuoi vedere la determinata volontà di riferirsi a me? E quando ha gridato? Perché in certi momenti gridava che nelle carceri ci sono innocenti che scontano reati non commessi. Avanti, concludi. Che cosa vuoi concludere? Io non voglio concludere niente. E allora che cosa vuoi dire con le tue parole? Avanti, parla! Quella lettera. Io dico che l'ha scritta lui. Io dico che lui sa. Chissà come l'ha saputo. Tu sei l'assassino. Nemmeno la fine di Giuda ti impaurisce. Perché non confessi? Se vuoi conoscermi, ti aspetto domani sera, venerdì, alle 6, sul cavalcavia della stazione. Sii puntuale.
quella lettera. Quella lettera. Io dico che l'ha scritta lui. Chissà come ha saputo. Caro Don Alfonso, come mai da queste parti? Vado a trovare un ammalato e poi vado in chiesa. Voi piuttosto che cosa fate? Stavo aspettando un amico, ma evidentemente non viene più. Vi accompagno un poco. Grazie, molto gentile. Confessarvi una grave colpa, padre. La misericordia di Dio è grande. Parla, figliolo, ti ascolto. Non basta confessare una colpa. Bisogna pentirsi. Tu devi espiare. Sì, sì, avete ragione. Ma devo pensarci un poco. Quello che sapete l'avete appreso in confessione. Voi non potete più farmi paura. Non potete più parlare. Felice sera, padre. Arturo si sposa domenica. Sono disperata. Sembra che dopo parta per un lungo viaggio. L'avvocato Rossi non ti abbandona, lavora per te. Abbi fiducia. Ti sono vicina col cuore e con la mente, mio caro. Robertino ti ricorda sempre e le sue preghiere saranno ascoltate dal Signore. Dal Signore. Il Signore si è proprio dimenticato di me. Si è dimenticato. Non pensare ad un'evasione. È quasi impossibile. Aspettami giù. Lei deve collaborare con la giustizia. Suo marito cercherà di prendere contatto con i suoi cari. Parli piano, per favore. Di là c'è la madre di Renato, è molto malata. E non sa niente di tutto quanto sta succedendo. Lo convinca se può costituirsi. Non ha scampo. E sarà preso prima o poi. Non peggiori la sua situazione. È un consiglio d'amico che le do in questo momento. Se non ci fosse stata questa malaugurata evasione, sarei venuto da lei più tardi. Desidero farle vedere dei documenti importantissimi. Signora, sia gentile, vada di là un momento, la prego. Robertino dov'è? Dorme ancora. Chi ha bussato prima? Era un fornitore. Ha portato il latte. Sono proprio sicura che oggi avremo una lettera di Renato. Povero figlio mio.
Perché fai così? Tutto ci mette bene. Sì, mamma, scusate. È giusto. Indubbiamente, la confessione di quel Tobia non ha molta importanza perché non è provata. Purtroppo nessuno l'ha ascoltato oltre all'imputato. Ma voglio parlarle di prove certe. Ma se lei le avesse avute, le avrebbe portate in corte d'assise. Non si può accusare di omicidio un galantuomo. Lei indubbiamente avrà esaminato gli incartamenti, gli interrogatori, l'istruttoria. Ricorderà che Arturo Ferretti, a più riprese, ha costantemente dichiarato che la sera del delitto non era in paese, perché era partito col treno delle 19.30 ed era uscito dal suo ufficio alle 19.15, lo ha dichiarato lui. Sì, questo è certo, ma concluda. Concludo. La sera del 13 settembre Arturo Ferretti non può aver preso il treno delle 19.30 per il semplice motivo che il giorno prima, il 12 settembre, l'orario ferroviario, eccolo qui, era stato cambiato. Quel treno, l'ultimo della sera, partiva come parte oggi alle 18.45. Ma alle 18.45 Arturo Ferretti era ancora in ufficio. Ecco una prova certa. Arturo Ferretti quella sera era in paese. L'assassino è Luri. Lei arriva a conclusioni logiche ma non sufficientemente provate. Ha fatto un bel lavoro però, complimenti. Compromesso da questa evasione che non ci voleva proprio. Beh, Renato avrà tentato l'evasione perché era disperato. Avrà saputo che Ferretti domani sposa e che subito dopo parte. Si mette nei suoi panni. Certo, capisco. Come mai non si è fatto più vivo Arturo? Beh, forse avrà avuto molto da fare. I preparativi del matrimonio, sapete... Hai pensato per un regaluccio? Sì, sì, ma una cosa senza importanza. Certo, basta il pensiero. Arturo ha fatto tanto per noi. Ammettiamo per assurdo che io gli lasci il tempo di agire qui, di scontrarsi, come dice lei, col Ferretti. Chi mi garantisce che non ne nasca una tragedia? Ma lei avrà preso le sue precauzioni per evitarla. E io conosco Renato. È incapace di qualunque azione violenta. No, no, mi dispiace, non posso promettere nulla. Devo fare il mio dovere. Ma lei lo farà il suo dovere, arrestando il vero assassino invece di un innocente. Ma Renato Neri non è un innocente. Ma... Renato Neri si è ribellato alla legge e oggi è perlomeno un evaso. Già, si capisce. È più facile applicare alla lettera i regolamenti, le leggi, mentre è assai difficile interpretarne lo spirito morale, essenziale. Insomma, se noi non riusciamo a provare che Ferretti è un assassino, noi tradiremo lo spirito della legge, salvando la forma, naturalmente. Mi dispiace. Arrivederla. Dunque, rileggimi un po' il fonogramma. Comando Compagnia Carabinieri Viterbo. Prego provvedere in serata invio 8 carabinieri in borghese per rinforzo al servizio di vigilanza relativo evaso Renato Neri. Stop. Firmato Tenente Calendola. Beh, sbrigati che è urgente. Mandami il maresciallo. Thank you.
Arturo Ferretti, volete prendere come legittima sposa? Ascoltatemi! Ascoltatemi tutti! È lui l'assassino! È lui! Sei stato tu! Tu hai parlato! Arrestatelo! Fermatelo! Arrestatelo!